Io sto qua, mi alzo alle 6 della mattina e lavoriamo tutti i giorni. Alla fine della giornata portiamo a casa, però ci impegniamo per un futuro e portiamo avanti il lavoro di famiglia. Però c'è tanta gente che alla fine dorme, non cerca un lavoro, tipo, e poi vengono sostituiti dagli immigrati. Ecco qua, questa è la nuova società. Il benessere, la birra in mano, tutti con 2 euro in tasca e sono contenti. E il futuro poi non va più avanti, perché poi ci sono gli immigrati che si stanno integrando bene. Noi che qua alla fine non lavoriamo, perché a sua volta i genitori devono dare i soldi ai figli per mantenerli, quindi devono comprare qualcosa in meno. Quindi ecco, cioè in giro si può vedere la crisi come sta. Sono periodi un po', diciamo, per tutti, in tutti i settori c'è questa paura, presumo di sì. Più di qualche amico che lavora impiegati e si trovano adesso con qualche piccolo aiuto dei nonni, dei genitori, con le pensioni, cercano di andare avanti, ma è dura per tutti. La paura di perdere il lavoro no, perché diciamo, chi ha voglia di lavorare deve avere l'inventiva di poter essere originale, di poter dare un messaggio diverso, però avendo i presupposti del lavoro chiaramente, che uno può metterci tutta la sua, come dire, bravura, ma se non c'è il contante che gira, il lavoro chiaramente va a farsi benedire. Essere figli di in certe circostanze è un handicap. È un handicap perché anzitutto non tutti sono amici del genitore, tanto per dirne una. E in secondo luogo bisogna abbattere il pregiudizio in base al quale quella persona sta facendo un certo percorso in quanto figlio di. Ho 2 figli che fanno 2 professioni sempre in ambito giuridico molto differenziate. Per esempio mio figlio più piccolo Andrea si interessa di diritto commerciale e societario, che è qualcosa che io ho lasciato all'università. Mio figlio Saverio ha compiuto un percorso di studi che lo ha portato alla scuola di specializzazione presso il famoso Istituto Sant'Anna di Pisa, ha svolto dei master all'estero, si è specializzato poi anche qui in una sottomateria del diritto amministrativo che io non ho mai trattato, che è il diritto amministrativo comunitario. Qui è diventato professore associato molto giovane, a 31 anni. Ci possono essere degli stimoli, delle indicazioni, dei suggerimenti, dei percorsi più che agevolati, indicati, precisati, suggeriti, già dal tempo dell'università. C'è l'idea che possano essere semplicemente dei bamboccioni tirati su da, in qualche maniera, fasulla, artificiale da genitori ambiziosi. Loro devono vincere, e forse questo li robustisce ancora di più, perché devono superare questo handicap.